Ben ritrovati, pochi minuti all'opening bell a Wall Street. I futures danno un'indicazione chiara, ci dovrebbe essere un rimbalzo anche dall'altra parte dell'oceano. Prima però vi abbiamo raccontato del video che ha postato su Facebook la Premier Meloni parlando di tassazione sui margini ingiusti delle banche. Sentiamo il passaggio. Abbiamo deciso di intervenire con l'unico strumento a disposizione del governo, che è la tassazione. Abbiamo deciso di introdurre una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Cioè, che cos'è la differenza ingiusta del margine di interesse? È la differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e degli interessi attivi delle banche, cioè la differenza su quanto le banche ti applicano per prestarti i soldi e quanto ti riconoscono quando depositi i soldi. Una tassazione su quei margini extra che hanno registrato gli istituti bancari anche grazie ai cittadini e alle imprese che depositano in banca, che è, secondo noi, non una tassa su un margine legittimo, ma una tassa su un margine appunto ingiusto. Lo facciamo intervenendo solo sull'aumento del margine di interesse che le banche hanno registrato nel 2023 o nel 2022 rispetto al 2021, quando non era iniziata la politica di aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Questa dunque è la posizione della Premier. Andiamo in diretta nella capitale, la nostra Chiara del Monaco, perché ormai non ci resta che ascoltare la posizione delle banche. Prima abbiamo avuto un banchiere, ma ABI domani, appuntamento importante, e qualcosa già emerso invece sul fronte del sindacato dei lavoratori delle banche, la FABI. Andiamo dalla nostra Chiara, a te. Buon pomeriggio Carla, dopo le forti reazioni della giornata appunto di ieri su quello che è il provvedimento contenuto nel decreto omnibus, appunto la tassazione sugli extra profitti, e dopo la pubblicazione della nota di ieri sera da parte del governo dove sono contenuti i primi correttivi appunto con l'introduzione di un tetto allo 0,1% ma appunto massimo dell'attivo totale, adesso l'attenzione passa proprio appunto sull'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, la quale ha convocato per la giornata di domani proprio appunto un comitato appunto di presidenza per cercare di fare un po' il punto della situazione sugli extra profitti, tentare quindi di insomma instradare con un percorso che sia il più possibile condiviso con gli altri banchieri e quindi assumere quella che sarà poi appunto la posizione ufficiale dell'ABI. Ma a commentare non è soltanto l'ABI, è anche appunto la FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, e in particolar modo il segretario generale appunto Lando Maria Sileoni, il quale ha commentato affermando che la decisione del governo non è una decisione illiberale per quanto riguarda l'attività delle banche, ma sentiamo le sue parole. Il provvedimento del governo sarebbe stato illiberale se avesse colpito ricavi frutto di vera attività di impresa, ma le banche, con il costo del denaro aumentato, hanno semplicemente alzato i tassi sui prestiti senza correre alcun rischio di impresa. L'intermediazione classica del settore bancario purtroppo è saltata da tempo, come sempre abbiamo evidenziato, non esiste più e sono altre le forme finanziarie di investimento che generano utili per le banche. E in attesa di capire quali saranno appunto le prospettive per quanto riguarda appunto l'ABI di domani, per ora da Roma è tutto. Grazie alla nostra Chiara del Monaco. Torniamo sui titoli migliori oggi. Telecom, che riesce